L'amore di Padre Pio per la Madonna è un amore vero, di un figlio vero che ama la Madonna non solo perché la sente come mamma, ha verso di lei sentimenti di tenerezza umana, ma come abbiamo visto ieri, anche perché ha sentimenti che in lui si riaccendono pensando appunto al ruolo che la Madonna ha nella storia della salvezza, alla possibilità che Maria lo stringa sempre di più alla madre. Tant'è, come già abbiamo avuto modo di dire, che Padre Pio dice che lui si sente legato al figlio attraverso la madre. Padre Pio viveva questa devozione particolarmente durante il mese di maggio e soprattutto attraverso la devozione al Rosario, di cui questo è il mese di ottobre, in cui noi cerchiamo di riaccendere nel cuore nostro, nel cuore dell'uomo e delle donne, questa devozione alla Madonna che ogni santo raccomanda e che la Madonna gradisce molto. Questo amore di Padre Pio verso la Madonna è un amore che lo porta ad esplodere. L'amore vero, dice San Tommaso, è sempre diffusivo, cioè non lo puoi tenere per te. Lo devi condividere e devi sperare che gli altri si innamorino anche loro di questo amore, quindi nel caso specifico della Madonna. Vedete che cosa scrive il 1° maggio del 1912 Padre Pio al padre spirituale, padre Agostino, da San Marco in Lamis, perché lui si augura che tutto il mondo ami Maria. Dice Padre Pio: vorrei avere una voce sì forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. Ma poiché ciò non è il mio potere, ho pregato e pregherò il mio angiolino a compiere per me questo ufficio. Padre Pio vuole inondare del suo amore il mondo intero, del suo amore verso la Madonna. Ecco, anche noi siamo cristiani, ci diciamo innamorati della Madonna, ma con quale, come dire, convinzione interiore, con quale amore interiore noi testimoniamo questo amore? Qui non si tratta tanto di gridare al mondo, cioè qui quando Padre Pio dice di gridare al mondo, intende di testimoniare al mondo. Qui non si tratta tanto di gridare al mondo, ma si tratta di testimoniare appunto al mondo, di dire al mondo che la Madonna ci salva portandoci a Gesù, che la Madonna ci ama, ci aiuta nel nostro cammino di conversione e che la Madonna ci sostiene e ci inonda della sua tenerezza, che è la tenerezza di Cristo e di Cristo crocifisso. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!